non a caso anche i musicisti, benché suonino all'aperto, suoneranno con acustica naturale, perché è il momento del tramonto, noi dobbiamo contemplare la natura, contemplare le bellezze che abbiamo, forse anche uniche nel mondo. Siamo fortunati in questo, sono fortunati coloro che vivono qui, sono fortunati coloro che visitano questi posti e che soggiornano anche per un periodo limitato. Quindi vi do il mio più cordiale benvenuto. Io sono il presidente della Società di Concerti di Sorrento, che in collaborazione con il Comune di Amalfi, con l'assessorato agli eventi, alla cultura, nella persona di Enza Cobalto, l'autorista Enza Cobalto, ha voluto questo evento insieme a tutti gli altri eventi che fanno parte della rassegna estiva organizzata dall'amministrazione comunale di Amalfi. Allora vi presento l'orchestra, la Balkan Chamber Strings Orchestra, che è composto da musicisti provenienti dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Russia. È un gruppo scelto che sta svolgendo una tournée già da una settimana per l'Italia e che terminerà appunto tra 5 giorni per tornare poi al proprio paese. Il direttore della Balkan Chamber Strings Orchestra è il maestro Venceslav Quadrini Tchaikovsky, figlio d'arte, giovanissimo, e appunto ha delle prime esperienze musicali, ma con una solidissima preparazione mette in campo. A fianco al direttore abbiamo 3 solisti, Flavio Feretta, fisarmonicista, Diana Bucur, soprano, e la prima tromba del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, che è appunto il maestro Raffaele Alfano. Il programma odierno si intitola I classici della classica e i classici della musica da vivo. Un programma che io definisco naturalmente fresco, estivo, che accontenta appunto tutti i palati musicali, e che quindi abbiamo una prima parte classica con dei brani celebri, delle miniature appunto della musica classica, musica che è stata anche utilizzata e poi concludiamo con una suite di musica da film degli autori di Rosa, di Roma, di Anne e Bernardo. Allora, non possiamo che accogliere il nostro giovane direttore, il maestro Venceslav Quadrini Tchaikovsky, a venire qui a deliziarci. Grazie.